basato su eventi reali così come riportati nel Libro di Mormon, un altro testamento di Gesù Cristo. Ho bisogno di aiuto in una disputa su un terreno. Dov'è il terreno? Poco fuori dalla città. Eccellente, è nella nostra giurisdizione. Ti costerà 2 sen. Ecco, egli verrà per redimere coloro che saranno battezzati al pentimento con fede nel suo nome. Poiché così dice il Signore, a meno che non vi pentiate, io punirò questo popolo nella mia collera, sì, e non distoglierò la mia ardente collera. Chi sei tu? Crederemo noi alla testimonianza di un solo uomo? Zizrom ha ragione. Non crederemo alle tue parole, anche se tu profetizzassi che questa grande città sarà distrutta in un solo giorno. Chi è Dio che non manda maggiore autorità che un solo uomo per proclamarci la verità su tali cose grandi e meravigliose? Oh, generazione malvagia e perversa, quanto presto! Avete dimenticato i comandamenti di Dio. Non ve ne ricordate? Se questo popolo, che ha ricevuto tante benedizioni dalla mano del Signore, dovesse trasgredire in opposizione alla luce e alla conoscenza che possiede, si ribellerà contro di lui, sarete completamente distrutti dalla faccia della terra. E ora, affinché possiate non essere distrutti, imploriamo con forza questo popolo dicendo: pentitevi, poiché il regno dei cieli è alla porta. Tra non molti giorni il Figlio di Dio verrà nella sua gloria. E la sua gloria sarà la gloria dell'unigenito del Padre, pieno di grazia, equità e verità, pieno di pazienza, misericordia e longanimità, pronto a udire le grida del suo popolo e a rispondere alle sue preghiere. Ed ecco, egli verrà per redimere coloro che saranno battezzati al pentimento tramite la fede nel suo nome. E ora, miei diletti fratelli, poiché siete miei fratelli e dovreste essere diletti, e dovreste produrre opere che siano adatte al pentimento... Gettatelo in prigione. No!